Il campo sportivo di Miglianico è teatro di una grandissima partita scontrata tra Miglianico e Cupello, che finisce con il risultato di 4-2. Una partita dalle mille emozioni, già dalle prime battute. Al quarto minuto, Basso prova un sinistro ad incrociare che però non trova il gol del vantaggio. All'undicesimo minuto arriva il vantaggio del Miglianico. Lancio in avanti per Bomber Polisena, che in area di rigore controlla il pallone e serve il numero 9 Orta, che spiazza Micale per il vantaggio della squadra di casa. Miglianico ancora in attacco e al quattordicesimo minuto Polisena tenta un tiro al volo che per poco finisce sul fondo. Al sedicesimo, sempre il bomber del Miglianico si guadagna un calcio di rigore grazie ad un'azione bellissima. Dal dischetto si presenta Capitan Battista che, nonostante la scivolata in punto di battuta, riesce a siglare il 2-0 per la sua squadra. 10 minuti dopo torna a farsi sentire il Cupello che, dopo una mischia in area, numero 4 Basso riesce a calciare il pallone e ad insaccarlo in gol. Tra un'azione e l'altra, al quarantesimo Orta inventa un'acrobazia che impensierisce Micale e alla fine del primo tempo, precisamente al 43esimo minuto, De 5, numero 7 del Cupello, viene espulso in seguito a un applauso nei confronti del signor arbitro. La ripresa rinizia col botto, visto che neanche il tempo di iniziare che Orta segna il gol del 3-1 in seguito ad un'azione dalla destra. Al nono minuto Polisena supera tutta la difesa del Cupello, supera il portiere ma viene intercettato prima di concludere a rete. Al quarantesimo del secondo tempo Felice trova il gol per accorciare sul 3-2 per la squadra fuori casa, ma allo scadere del secondo tempo, precisamente al 49esimo minuto, Polisena trova il finale gol del 4-2 che porta il suo Miglianico alla vittoria finale di questa bellissima partita nel campo sportivo stadio di Miglianico. Mario Orta, numero 9 del Miglianico, oggi autore di una doppietta, una vittoria molto importante per la tua squadra, soprattutto per uscire dalla zona playout. Quali sono le tue impressioni? Ah, sicuramente era una partita tosta, sapevamo, l'abbiamo approcciata nel modo giusto. Il Cupello è una signora squadra, organizzata, però ci siamo fatti trovare pronti e sappiamo che da qui alla fine abbiamo altre finali da affrontare e oggi abbiamo fatto solo un piccolo passo. Allora, mister Carlucci, una sconfitta che purtroppo non ci voleva, vista la posizione in classifica, adesso la zona playout si avvicina un pochettino di più. Cosa è mancato oggi per arrivare ad un pareggio almeno? Ma è mancato quello che è mancato nelle ultime settimane, la cattiveria e la concentrazione, perché venire a Miglianico e dopo i primi 20 minuti stare sotto di 2-0 vuol dire che non ci siamo con la testa, nonostante tutta una settimana a parlare e a strillare. Però io sono l'allenatore, io sono responsabile di questo momento così delicato. Non possiamo fare nulla, archiviamo questa partita e ci dobbiamo ripreparare per domenica prossima, che c'è un'altra partita importante e fondamentale. Adesso si apre un ciclo di tre partite che sono tre finali per tutti quanti, perché nel giro di 3-4 punti ci sono diverse squadre.